tu sei qui perché è stato chiesto anche a te di firmare questa conciliazione? Sì, viene chiesto a tutti i lavoratori a progetto, la conciliazione viene richiesta in quanto la lista di prelazione a cui accedere è subordinata alla firma di questa conciliazione. Cos'è che vi preoccupa di più di firmare, nel firmare questa conciliazione? La rinuncia alla propria dignità, ai propri diritti. Io sono lavoratore presso Almaviva da 5 anni. Firmando questo accordo viene cancellato un passato. Viene chiesto di comunque mettere fine alla propria vita all'interno dell'azienda, ai propri diritti e tante altre cose che sono nate nel corso di questi giorni, dubbi che sono sovvenuti in merito a tantissime cose. Ma in molti di voi c'era per caso l'idea di fare causa all'azienda per chiedere questa assunzione a tempo indeterminato che forse adesso vi spetta? Assolutamente no. Assolutamente no. Durante una riunione avuta in azienda con uno dei nostri dirigenti ho avuto modo proprio di fargli presente questa cosa. Io gli ho detto sono qui dentro da 5 anni e mai, giuro, guardi, mai in 5 anni, se mi avessero buttato fuori 3 mesi fa, avendo un contratto a progetto, pur strano perché un progetto di 5 anni è strano, non avrei fatto mai vertenza all'azienda. Oggi lei mi ha messo la pulce nell'orecchio, lei come azienda, intendo Almaviva, mi mette la pulce all'orecchio. Cosa c'è dietro questa conciliazione? Cosa c'è dietro la rinuncia del mio pregresso lavorativo? Io sono stata disponibile a lavorare tutti i giorni, sempre, in 5 anni, quando loro ci chiedevano di lavorare, quando loro ci hanno lasciato a casa, quando ci hanno messo a disposizione turni maggiori, turni minori, ma mai, mai, mai avremmo pensato di fare vertenza. Veramente, forse gli ho detto, si contano sulle punte di una dita, delle dita di una mano quelli che gli hanno fatto vertenza, veramente sono pochissimi.